Io ringrazio tutti voi per la vostra disponibilità, per aver scelto di dedicare il vostro tempo così prezioso a questo incontro, che per noi è importantissimo. Un grazie in particolare ai nostri ospiti, che grazie alla loro disponibilità arricchiranno la nostra domanda. Vi presento subito il professor Scardovelli. Il professor Mauro Scardovelli è un psicoterapeuta, è un giurista ed è un musicoterapeuta ed ha fondato insieme alla moglie, la dottoressa Carolina Bozzo, un'associazione che si chiama UNIAMEF. Questa associazione ha una mission, ma è anche una loro ricerca personale e questa ricerca è per la diffusione di una nuova cultura della pace, lo ripeto, una nuova cultura della pace, di conoscenza e anche di responsabilità. Perché semplicemente partendo da se stessi si può modificare gli altri. Se non si fa un lavoro su di sé, non si può agire sul mondo esterno. Quindi abbiamo capito che la critica fino a se stessa, il vittimismo e la lamentela non sono più di moda. Noi stiamo cercando un nuovo linguaggio, noi stiamo cercando delle nuove intuizioni, una nuova conoscenza, una nuova consapevolezza per imparare a non alimentare più l'ego, a lavorare per il benessere di tutti, in un pensiero ubuntico. Il mio bene deve essere il bene di tutti. Ed è per questo che noi abbiamo scelto loro. In questo momento storico così importante è di fondamentale importanza aprirci ad un dialogo nuovo, ma con gli strumenti che già abbiamo. Per esempio, la gioia. La gioia è dentro di noi, è a corredo del nostro DNA. Dobbiamo soltanto imparare ad autoriprodurla. E poi la Costituzione, la Carta della Costituzione italiana come documento fondamentale della nostra Repubblica. Esiste? C'è. Dobbiamo solo attuarla. E ultimo, ma non per ordine di importanza, l'appartenenza al Divino, che abita già tutti noi. Io vi auguro un buon ascolto. Grazie.